E ora parliamo di parità di genere, di inclusività. Vediamo la presentazione del coordinamento 3 da parte della responsabile politica Paola Secci nel servizio di Antonello Lai. Allora, il Coordinamento 3 è un'associazione che si sta battendo per ridurre quella che è la discriminazione di genere e per modificare la legge elettorale per più rappresentatività della donna in politica. Noi non siamo d'accordo sulle quote to cure, però è necessario, ed è stato evidenziato anche oggi, una forzatura. Quindi potrebbe essere una norma transitoria che permette alle donne di recuperare il gap di presenza in consiglio regionale. La società è prettamente ancora maschilista e maschile, e anche la politica. Il consiglio regionale lo rappresenta, ci sono solo 11 donne a fronte di 60 consiglieri regionali. Quindi le donne che ci sono rappresentative e hanno le stesse capacità degli uomini, però sono ancora troppo poche. Sono testimone del fatto che la donna vota donna qualora questa la rappresenti. Avere una premier donna che comunque è arrivata con le sue forze ed è stata eletta in Italia, credo possa essere d'esempio agli altri. Sardegna è importante, qua abbiamo un lavoro che non a caso l'abbiamo messo come sfondo. Maria Lai, quante Maria Lai esistono in Sardegna? Ne esistono tantissime. Noi abbiamo come politica anche il dovere di portare fuori quelle che sono le loro capacità e di farle esprimere al meglio.